Salve a tutti gli amici di viaggiodelcavo.it. Oggi siamo a Corsanno e siamo venuti a trovare Luigi De Francesco. Ciao Luigi, come stai innanzitutto? Buonasera, tutto bene, grazie a voi di essere venuti a trovarmi. Oggi Luigi ci parlerà di una nuova app che si chiama Silent Food. Cos'è Silent Food? Beh, Silent Food è una mia ultima creazione, è un'app di servizi a domicilio per le consegne del cibo, anche dei beni di prima necessità per quanto riguarda zucchero, pasta, acqua. Abbiamo un supermercato online che parte nei prossimi giorni. Ma come ti è venuta questa idea? Beh, questa idea mi è venuta perché diciamo sono più di 30 anni che giro il mondo e io stesso ho usufruito di queste app nelle grandi città e dove ho avuto sempre un buon servizio e ho pensato perché magari non farlo da noi, spostando anche un po' quali sono le idee che ci sono tra nord e sud e capire se magari nella nostra zona poteva essere esauriente un servizio del genere. Cosa racconti Silent Food alle aziende di ristorazione? Come la presenti questa tua iniziativa? Bene, noi ci presentiamo così, siamo un'azienda di servizi, diciamo che la ristorazione, il ristorante, la pizzeria, la gelateria lo prendiamo in considerazione come un nostro partner, un nostro socio e non facciamo tanti affiliati per paese. Abbiamo magari uno, due, tre, dipende dalla tipologia dell'attività e seguiamo da vicino nei dettagli l'attività che viene designata sulla nostra app in modo da poter lanciare e portare al top la pizzeria, la ristorazione, quello che è l'attività che viene affiliata. Non siete allora come tutte le altre app che prendono quante più attività possibili, o cercate di prenderne poche, magari facendo una selezione di quelle migliori, ecco perché magari in Silent Food uno può trovare non tanto la quantità, ma la qualità, in senso di affidabilità, convenienza e tutto quanto. Quindi voi ci tenete anche a far crescere le aziende che stanno dentro la vostra app. Certo, il nostro obiettivo è proprio questo, puntare a selezionare le migliori attività che ci possono essere nei nostri paesi e portarle, come dicevo prima, al top del lavoro, cioè farli fare degli ordini superiori a quello che oggi stanno facendo, sfruttando i nostri servizi. Ma se uno vuole, uno che ha un ristorante, una pizzeria, quello che è nell'ambito della ristorazione, e vuole entrare nel mondo Silent Food, come fa a contattarti? Sì, ci può contattare tramite il nostro sito o tramite la nostra app. Ci sono i contatti nella sezione contatti, c'è il telefono, l'email e quant'altro, e poi se a noi ricontattarlo e decidere appunto il da farsi. Per quanto riguarda anche il discorso delivery di consegna, se magari c'è qualche ragazzo che appunto ha bisogno di lavorare, perché può anche essere un bel lavoro quello dinamico, quello appunto di consegnare cibo, come fa? Si interfaccia direttamente con te o...? No, si interfaccia direttamente con me, siamo una piccola azienda a livello familiare, sempre tramite i nostri social si può inserire, fare la candidatura e verrà ricontattato per destinargli eventualmente la zona di operatività del fatturato. Facciamo come i centri per l'impiego, che caratteristiche deve avere il candidato? Voglia di lavorare, semplice. Ok, adesso Luigi facciamo una simulazione di un ordine. Bene. Dunque, per ordinare dal nostro portale, dalla nostra app, si può inserire la destinazione dove si trova oppure andare in pizzerie . Ci sono tocchi d'arte, facciamo questa perché è la prima che si presenta. Andare nelle pizze o nei menù o nelle bevande.
Ipotizziamo una pizza 4 stagioni e l'aggiungiamo al carrello. Una pizza acquarica, sono due. Poi abbiamo la possibilità, sì, di prenotare un tavolo, portami qui, chiama, le varie recensioni. Tra l'altro, la cosa bella è che anche se sta chiuso il locale, potete procedere Sì, possiamo procedere all'ordinazione. all'ordine, sì. Loro riceveranno l'ordine all'apertura con la destinazione e quant'altro. Qui abbiamo fatto un ordine di pizza acquarica, Coca-Cola, pizza 4 stagioni, su un totale 22 euro. In questo periodo la consegna è gratuita fino al 31 di luglio. Si va su cassa. Si inserisce il nome, che la registrazione va fatta solo una volta, poi Sì. successivamente è tutto in automatico. Nel momento in Adesso. cui la consegna è pronta, tra i 20 e i 70 minuti, quando parte il fattorino per consegnare, la pizzeria manda un'altra email che sta arrivando la consegna entro i 5-10 minuti dall'istanza, dipende da, appunto dal chilometraggio. Ok, quindi uno è avvertito anche Sì, è del avvertito anche fatto che quello. sta Mi arrivando sta arrivando, esatto, sì. il fattorino. Va benissimo, questo abbiamo fatto una simulazione di una pizzeria, che è molto, molto semplice, diciamo. La Sì, molto simulazione di semplice. un ordine di una pizzeria è molto, È molto molto semplice, va fatto semplice. solo una volta, dalla prima registrazione e poi dopo va tutto in automatico. Ok, va benissimo. Grazie Luigi della Grazie a tua voi. ospitalità e vi aspettiamo tutti su Silent Food. Grazie a voi.